Le sorprese di Padre Pio e aggiungerei di San Francesco sono sempre dietro l'angolo, perché questa mattina a sorpresa è giunto nei nostri studi il vescovo di Assisi, Monsignor Domenico Sorrentino, che è ospite a San Giovanni Rotondo per il convegno nazionale dei gruppi di preghiera e che a sorpresa accogliamo nei nostri studi. Grazie, grazie al nostro collega, ben trovato eccellenza, grazie per essere grazie con noi. Grazie a voi e ai telespettatori, buongiorno. Dunque, noi stiamo vivendo questo periodo di grazia, come abbiamo detto, di preparazione alla festa di Padre Pio, un tempo che Kairos, tempo opportuno, tempo favorevole. Ricordiamo anche in questo periodo gli 800 anni delle stimmate di San Francesco e lei qui a San Giovanni Rotondo ha voluto sottolineare ieri pomeriggio nella sua relazione al 35esimo convegno nazionale dei gruppi di preghiera l'importanza della preghiera del rosario, soprattutto in un contesto legato alla cosiddetta nuova evangelizzazione. Dunque, fa strano forse, non so, eccellenza, parlare ancora di preghiera in un mondo che non prega più. È in un mondo però che ha bisogno enorme, estremo di preghiera, perché è un mondo che si sta attorcigliando su se stesso e, ahimè, in un modo che è addirittura sanguinoso, come vediamo dalle tante guerre che si stanno combattendo sotto i nostri occhi. E dunque di un mondo che ha bisogno di qualcosa di più, e questo qualcosa di più non può che essere Dio. E allora la preghiera ha bisogno di rinascere, deve essere proposta con fiducia, perché l'uomo di oggi ha più che mai bisogno di ciò che forse ha perduto e nemmeno se ne accorge. Abbiamo bisogno di testimoni come Padre Pio che ci insegnino di nuovo il sentiero della preghiera. È bello quello che lei dice, eccellenza, Giulia. Sì, io vorrei introdurre proprio in questo tema il prossimo giubileo, Pellegrini di Speranza. La speranza, quanto conta e che cos'è la speranza? La speranza cristiana è una cosa un po' diversa, ma non in contrapposizione con la speranza umana. Tutti quanti di fronte a un evento o a un capodanno possiamo dire, beh, speriamo che l'indomani sia un po' migliore del passato. Questa è la speranza umana, ma noi abbiamo qualcosa di più da cristiani. La nostra speranza non è soltanto un augurio, certo, è una certezza. È la certezza che Dio, da quando si è spogliato di tutto per essere uno di noi, ormai non si stacca più da noi, cammina con noi, e nonostante le nostre cadute, nonostante le vicende più o meno belle della storia, non ci abbandona. E dunque vediamo avanti, guardiamo con fiducia al futuro, non perché presumiamo di noi assolutamente, non perché abbiamo qualche carta nostra da giocare, ma perché Dio ha giocato per noi per sempre la sua carta, il suo figlio, e dunque andiamo avanti così di fronte alle difficoltà, ci rialziamo dalle nostre miserie e diciamo a tutti, fratelli, sorelle, non vi perdete d'animo, nonostante tutto Dio ci vuole bene. È lì la nostra speranza. Lei, eccellenza, è custode, riflettevo mentre parlava, di due, grazie al suo ministero pastorale, episcopale, di due grandissimi testimoni di speranza. Citato Padre Pio, però nella sua diocesi c'è ovviamente San Francesco, ma Carlo Acutis è anche un grandissimo testimone di speranza, un motivo da guardare, un modello che la Chiesa tra pochi mesi insomma proporrà come modello universale di santità. Le voglio fare una domanda personale: come si sente ad essere custode di anche tanta responsabilità, se vogliamo? Ma devo dire, dal punto di vista umano, con un po' di tremore, perché essere tanto privilegiati è una responsabilità in più. Non faccio che andare chiedendo preghiere per me dappertutto, le chiedo anche a voi, ai telespettatori, perché davvero essere tanto privilegiato è anche motivo di grande responsabilità. Però direi con una contentezza enorme. Pensate che io abito nella casa frequentata da Francesco, il quale era un amico, un figlio veramente prediletto del suo vescovo Guido. Tante volte io mi chiedo, ma cosa avrei fatto io al posto
del vescovo Guido, mio predecessore, con un ragazzo così straordinario. E quindi vivo proprio dentro quelle mura e le stiamo riscoprendo in quello che abbiamo chiamato, da quando è venuto Papa Francesco in mezzo a noi nel 2013, abbiamo chiamato il santuario della spogliazione. Lì Francesco ha gettato al vento i suoi vestiti, il denaro, ha detto: per me Gesù è l'unica ricchezza, io voglio essere povero tra i poveri. E oggi è approdato lì questo ragazzo milanese che avrebbe mai immaginato che arrivasse al santuario della spogliazione. C'è tutta una serie di cose che spiegano questo enigma. Sto per ripubblicare il mio libro originale, non fotocopie, aggiornato a queste ultime sorprese di Dio, come la canonizzazione di Carlo. E lì spiego come sono andate le cose, sono andate in un modo che è interessante, intrigante, vorrei dire, perché io stesso non l'avrei immaginato. È arrivato intanto perché lui lo ha desiderato. Sembra strano, come può un ragazzo desiderare a 15 anni di essere sepolto, ma perché in una conversazione con la mamma le diceva che Assisi per lui era la città dove si trovava meglio e che in caso della sua morte avrebbe voluto essere sepolto lì. Ecco, tutto qui. I genitori se ne ricordano qualche giorno dopo la sua morte, era stato sepolto lì nella sua Lombardia e lo portano al cimitero di Assisi. Quando io sono arrivato, lui era un ragazzo sepolto al cimitero di Assisi, niente di più. Ecco, ma qualche anno dopo consegno la chiesa di Santa Maria Maggiore, che è l'ex cattedrale di Assisi, ai Cappuccini, che ne sono adesso poi custodi, e loro cosa fanno? Mi mettono un grande poster di Carlo per i ragazzi dell'oratorio. Quello per me è stato il segno di Dio. Era questa parrocchia, l'unica che ad Assisi aveva fatto una scelta simile. Quando arriva il decreto di venerabilità per il Beato Carlo, attuale Beato Carlo, prossimo santo, io dico: ecco, si è scelto lui il luogo ed è venuto nel luogo della spogliazione di Francesco. Allora, eccellenza, noi già la precettiamo per una intervista futura dopo la pubblicazione, diciamo, di questo quindi si consideri già prenotato per un'intervista. Grazie. Così approfondiamo questi Grazie. Aspetti di questa spiritualità così bella e così importante, legata a stretto filo ovviamente con quella di San Francesco. Adesso la lasciamo libero perché sappiamo che deve andare al convegno dei gruppi di preghiera, e la ringraziamo davvero di cuore per questa sorpresa così bella. Sì, grazie, una sorpresa anche per me, e un saluto caro e una benedizione per tutti quelli che ci stanno ascoltando e vedendo. Grazie infinite. Buona giornata. Grazie, ringraziamo Monsignor Sorrentino, andiamo in pubblicità. A tra poco.